La S Livorno Calcio e l'amministrazione comunale di Livorno hanno aderito al progetto Un giorno per la nostra città. L'intera squadra si è ritrovata in piazza Tias e ha lanciato alcuni messaggi. Mister, doveroso farlo. Beh, certo, è un problema chiaramente comune un po' in tutta Italia, quello del degrado, della non cura del pubblico. E quindi noi, se possiamo fare qualcosa anche in questo senso, visto che abbiamo questa visibilità, cerchiamo di farlo proprio e soprattutto in funzione di quelli che saranno i nostri figli, quello che sarà il mondo in cui dovranno vivere i nostri figli, riuscire a far capire in prima persona, magari noi dentro le nostre case, che il pubblico è cosa nostra, è una cosa importante. Credo che sia un messaggio che in questo momento sia un attimino sparito da quello che, dai valori della famiglia. Vice Sindaco Stella Sorgente, questa è la piazza che è nel cuore della città, che ha avuto diversi problemi, va monitorata. Assolutamente sì, in particolare è molto frequentata dai giovani e giovanissimi durante il weekend e spesso si ravvisano situazioni di degrado anche dal punto di vista della produzione di rifiuti, e la nostra Polizia Municipale ha portato delle foto dimostrative delle condizioni in cui spesso versa questa piazza dopo il sabato sera. Insomma, la domenica mattina l'AMS deve intervenire con molta decisione per rimuovere tutti questi rifiuti. Troviamo anche situazioni di cestini vuoti e rifiuti tutti sparsi per terra, quindi grazie a Livorno Calcio per darci una mano a sensibilizzare soprattutto le fasce giovanili. Lorenzo Gonnelli, che magari in questa piazza c'è stato e ci sta, magari un messaggio ai tuoi coetanei. Sì, è giusto tenerla pulita come del resto tutta la città, perché è un punto di ritrovo che è stato un punto di ritrovo ed è un punto di ritrovo per noi ragazzi di Livorno.